C'è un dibattito in corso molto interessante nella chat room titoli azionari dentro la trading zone, ma cominciamo subito con questa video analisi. Sigla! Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a questa video analisi dedicata ai principali titoli azionari, anche quelli più richiesti su Investing. Se invece vuoi una mia video analisi, formazione, perché spiego anche come usare le candele, chi nasce, dove disegnare supporti, le linee di supporti e resistenze, come contestualizzare le indicazioni operative che giungono da questa strategia, c'è un servizio all'interno della Trading Zone che si chiama The Carolis Multi-Day, è uno dei pochi servizi a pagamento della Trading Zone che si può avere anche gratis. Se vieni nel mio sito potrai scoprire come poterlo, quindi poter ricevere. Faccio una diretta tutte le sere dopo la chiusura di Piazza Affari, faccio questa diretta all'interno quindi della sezione, si chiama The Carolis Multi-Day. Attenzione, perché se ti registri anche alla Trading Zone c'è una nuova iniziativa, ci sono, lo stai già leggendo probabilmente sul ticker in alto sopra la mia testa, ci sono tanti buoni Amazon, eccoli lì, tanti buoni Amazon, pensa, 150 euro, però sono solo 100 e questo che basta, mamma mia, troppi soldi, sono previsti per chi, praticamente per festeggiare, celebrare questa nuova collaborazione, il primo sponsor ufficiale della Trading Zone che è trade.com, e tu che sei quindi iscritto alla Trading Zone, se apri un conto, se diventi cliente di trade.com con un deposito minimo richiesto di 500 euro, una piccola movimentazione di 10 operazioni a prescindere dal volume, quindi puoi mettere proprio il volume minimo, piccolo, quello minimo indispensabile, e se segui la procedura che trovi, ti faccio vedere dove, dentro alla Trading Zone, eccolo qua, guarda che bella la Trading Zone. Se vai nel menu di sinistra, in fondo, alza, vai proprio all'inizio dove c'è la sezione buoni Amazon, segui i passaggi che sono indicati lì in quella chat room e potrai avere, quindi se rientri tra i primi 100, ce ne sono ancora tantissimi, mi stanno dicendo Renato ce la faccio ancora, ce la fai, ce la puoi fare, ce la puoi fare, quindi vieni nella Trading Zone, vedi, ecco chi ha Lucio, già chi sta lì festeggiando, insomma, questa possibilità, dicevo, un deposito di 500 euro, 10 operazioni a prescindere dal volume, e quindi poi se rientri tra i primi 100 mandami un'email, segui tutte le indicazioni che trovi lì e potrai festeggiare come vedi quel signore lì. E poi guarda la Trading Zone è tutta gratis, 90% e più è gratis, hai i grafici di TradingView, cerca tra i CFD per avere anche titoli azionari intraday, anche ai chinashi, da qui si possono ottenere i grafici ai chinashi, live TV come quella di CNBC oppure Sky TG 24, Rai News, il calendario macroeconomico, Data Flash che è molto richiestissimo, uno dei widget gratuiti molto molto utilizzati, e poi come dicevo le chat room, e quella oggi titoli azionari si parla tra, c'è, e vedo che si parla di Eni, ma non solo di Eni, di Asorin o di Asorin come preferite, Saipem, insomma c'è un bel confronto con me ma con tanti altri, tantissimi traders. Vieni, dai, ti aspetto nella Trading Zone. E allora andiamo a vedere un po' di grafici, cominciamo con quello giornaliero Aikinashi di Eni, dove si vede una possibile candela verde Aikinashi, ma attenzione, fermi tutti, perché se dovesse chiudere così con quel colore, ma con il segno meno che si vede adesso, meno 0,94%, non rappresenterebbe un potenziale segnale di inversione, quindi ci vuole una candela verde che mi segnala un cambio di rotta, di trend al rialzo, ma se me lo fai in una giornata in cui chiude col segno meno non va bene, non lo prendo in considerazione. Questo perché i prezzi ai chinashi, nella formula dei prezzi ai chinashi ci sono quelli della seduta precedente, quindi può capitare, verde ieri c'è stata una giornata positiva grazie soprattutto al petrolio, la situazione del canale di Suez, e ve l'ho spiegato più volte nelle altre video analisi dei giorni scorsi, tutto il piano strategico di Eni, soprattutto lato buyback, azioni di acquisto proprio
dividendo è in funzione delle quotazioni del Brent, quindi comprendete bene come sia sensibile all'andamento dell'oro nero, il cosiddetto oro nero. Stand by, comunque, stand by, vediamo come ieri era sceso fino a toccato un minimo a 9.906, adesso siamo sopra i 10 euro, ma la view ai Kinashi resta ancora quindi al ribasso. È tutto chiaro? Quindi chiaro? Ok, perfetto, grazie, giù le mani, ok, ho capito, basta, bene. Questa situazione di Eni, vediamo un altro titolo, Saipem, occhio a Saipem, perché qui la situazione è differente, quindi ci vuole adesso la musichetta quella della strategia, quindi ok, allora, attenzione su Saipem, c'è la candela verde, vale lo stesso discorso fatto per quanto riguarda Eni, verde con una giornata in cui chiude con il segno positivo, ma qui la situazione è differente rispetto ad Eni, perché la verde si sta formando sopra una zona di supporto, mentre su Eni restiamo sempre sotto quella che è una resistenza, quindi lì magari è da attendere la violazione del livello 10.40 per parlare nuovamente di trend rialzista. Quindi su Saipem, se chiude anche con il segno positivo, potrebbe essere un segnale di inversione, quindi occhio, alert, mamma mia, fermi tutti, troppa musica in questo momento, basta, quindi occhio, da seguire questa situazione su Saipem, mentre Leonardo meno 0,90, allora Leonardo ieri dell'apertura di Piazza Affari ci ha fatto sapere la società che rinvia il collocamento, l'IPO, IPO in inglese, della società controllata americana DRS. Quando ci fu un mese fa circa, e lo si vede bene sul grafico, lo metto a candele normali per farvi vedere, il 19 febbraio Leonardo fece più 10% in quella occasione. Più 10% fece in quell'occasione quando giunse la notizia che avrebbe anticipato i tempi del collocamento di questa società DRS americana, che lavora molto nel settore americano, con l'esercito e insomma altre cose di quel settore lì. E il mercato boom 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 ripartì, fece più 10, quindi prima di quella notizia chiuse il giorno prima, il 18 febbraio, chiuse sotto euro 5,98,8. Praticamente da lì poi questa speculazione nelle giornate successive, anche perché abbiamo visto grazie a questa operazione Leonardo, via Delfi Meccanica, Leonardo intende ridurre i debiti, fare altre acquisizioni, insomma, quindi è importante questo collocamento, che per carità l'hanno rinviato, non è che hanno detto non lo facciamo più, lo hanno rinviato aspettando condizioni migliori di mercato, più favorevoli. Però lì il fatto che anticipavano i tempi, boom 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 boom, partì al rialzo. Poi ci fu, lo vedete dalla trimestrale del 10 marzo, ulteriori rialzi, e quindi grazie soprattutto a questa DRS, che adesso ieri ovviamente si è visto l'effetto del rinvio e ha fatto adesso già 13 punti percentuali al ribasso. E ora come ora potrebbe anche, eccolo lì, il paracadutista venire ancora più giù. Facendo un po' di conti così, guardando un po' quanto è accaduto, come è stata la reazione degli investitori quando ci fu un mese fa quella che era stata la notizia. Quindi resta ancora l'impostazione al ribasso, adesso siamo a 6.812 più meno 0.90, quindi il quadro resta al ribasso. Vedremo se effettivamente torneremo alle quotazioni precedenti all'annuncio di un mese fa. Stellantis più 0.21, ma niente, qui non cambia, quindi chiaro, ancora rosso ai Kinashi per il momento. Non c'è un possibile cambio di direzione, mentre Intesa San Paolo tornato in negativo meno 0,13, c'è una candela verde, situazione abbastanza simile a quella che abbiamo visto praticamente su Eni. Unicredit qui è diverso, qui Eni, Saipem, Intesa, Unicredit, stessa situazione, ovvero c'è una potenziale candela verde che, se dovesse essere confermata in una giornata con il segno positivo, potrebbe avere gli effetti, quindi attenzione, ci vuole la musica di nuovo, perché è una strategia, possibile strategia anche su Unicredit. Ripeto, se mi fa candela verde e chiude con il segno positivo al termine della seduta odierna, e ne parlerò poi nella diretta che farò nel mio servizio dei Carlos Punti Day, si potrebbe pensare un'area ex resistenza che potrebbe fare da solo.
basta. Direi che possiamo chiudere qui. Telecom Italia più 1,69 e c'è la verde. Adesso vediamo anche quella che è la possibile strategia. Faccio vedere l'articolo. Andiamo su Repubblica. Questo signore qui, il ministro dello sviluppo Giorgetti, ha detto ieri sera che è determinato a fare presto, quindi punta a una decisione sulla rete unica. Questa ora come ora è una delle notizie che alimentano gli acquisti sul titolo Telecom Italia, quindi punta a prendere una decisione prima di Pasqua. E ha detto, cosa importante, perché si dice si faccia una rete unica e TIM al monopolio, al controllo, e gli altri operatori giustamente dicono non va bene. Il ministro non si dice contrario al controllo di TIM, perché è un settore regolato e invita tutti gli operatori a fare una lista di priorità. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il titolo Telecom Italia. Torniamo a vedere, quindi occhio, quindi anche qui in questo caso possibile candela verde su una zona ex resistenza. Deve chiudere col segno positivo perché Telecom Italia è abbastanza volatile, potrebbe anche mangiarsi il guadagno, però ora come ora fermi tutti, il fattore politico diventa preponderante su questo titolo. Quindi basta che adesso Giorgetti dice qualsiasi altra voce, notizia, qualsiasi riferimento a un rinvio della rete unica potrebbe portare nuovamente giù il titolo. Quindi è quando c'è la politica non piace agli investitori, perché è difficile stare dietro agli umori dei vari rappresentanti. E io mi fermo qui, grazie per aver visto questa videoanalisi. Ti aspetto, mi raccomando, nella trading zone. Vedi quanta bella gente c'è attiva nella trading zone, che sono lì operativi. E poi c'è il buono Amazon, ti voglio regalare questo buono Amazon di 150 euro. Grazie, buona giornata, arrivederci.